La polizia vuole essere vicino alla gente, quindi approfittare di questi momenti è veramente un'occasione per farci vedere e soprattutto per stare vicini alle persone, perché San Michele per noi rappresenta anche un momento di riflessione, intima un momento di riflessione proprio per le problematiche della città che abbiamo intenzione di risolvere o quantomeno contenere. È stata la Pieve di Santa Maria, nel cuore del centro storico aretino, ad ospitare la messa in onore di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, celebrata dall'arcivescovo Riccardo Fontana. È stato proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII del 1949, perché rappresenta gli ideali di giustizia e di legalità, e quindi noi siamo molto affezionati al nostro santo patrono, che ci dà forza. Le problematiche della città, qual è un bilancio degli ultimi mesi? Ma io sono qui da 5 mesi, naturalmente abbiamo sempre il problema dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma stiamo intensificando i nostri controlli e poi c'è la violenza di genere che è in continuo aumento. L'aumento non è sensibile, ma è un alert in questa fase. Celebrazioni quest'anno ad Arezzo anche nel ricordo di Mauro Mancini Proietti, l'ex dirigente del commissariato di polizia di Montevarchi, prematuramente scomparso a 60 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso. Era un mio collega di corso, quindi sono particolarmente afflitta da questo lutto che ci ha coinvolto e ci ha colpito tutti in età così prematura.